Mi sembra importante. Questa testimonianza mi sembra importante perché presuppone che due gruppi di ricerca spirituale abbiano interagito nell'ambito dei fenomeni fisici. Il primo fenomeno riguarda lo strumento che chiameremo Claudette e il secondo riguarda lo strumento del cerchio d'oro, che si fa chiamare Emmaus. Questi produce soprattutto fenomeni fisici ed è anch'esso discontinuo nella sua attività. Entrambi i gruppi si riuniscono sporadicamente nella stessa casa. Qualche mese dopo l'inizio dell'attività del Cerchio d'Oro, alla fine del 2004, la guida Imperator, una delle guide di questo gruppo, disse che per favorire la produzione di fenomeni fisici avevano intessuto la casa che ospitava il fenomeno di una trama energetica che aveva dei punti di riferimento, delle porte astrali, dei crocicchi energetici, li chiamò così la guida Imperator, attraverso i quali sarebbero stati veicolati i fenomeni. Uno di questi crocicchi era un divano in una stanza diversa da quella in cui avvenivano le riunioni. Su quel divano, attraverso il cerchio d'oro, si sono verificati molti spostamenti di oggetti, tra cui uno stenditoio di panni corredato di biancheria varia, trasportato lì dalla cucina. Un pomeriggio, poco prima della trance di Claudette, preparai la macchina da ripresa e attesi che i partecipanti si fossero seduti ai loro posti. Per ingannare l'attesa, provai gli occhiali da vista che Claudette si era tolta insieme a un braccialetto e a un anello, come lei usa fare all'inizio della riunione. Poi rimisi gli occhiali al loro posto. Dopo circa un'ora ci accorgemmo che gli occhiali di Claudette mancavano. Al termine della riunione girammo per la casa e alla fine li trovammo nella stanza accanto, nello stesso posto del divano in cui erano stati trovati altri trasporti del cerchio d'oro, tra cui lo stenditoio carico di panni. Registrammo con la videocamera il fenomeno e non ne parlammo più. Qualche settimana dopo, prima della riunione, lo strumento del cerchio d'oro, che ricordiamolo si fa chiamare Emmaus, era seduto sul divano dove erano stati ritrovati gli occhiali di Claudette. A un tratto ci accorgemmo che era comparso un altro paio di occhiali. Lo strumento rimase sorpreso. Erano i suoi occhiali che aveva smarrito tempo prima e che aveva subito provveduto a sostituire perché per lui erano indispensabili. Disse che aveva pregato le sue guide di farglieli ritrovare, ma fino ad allora invano. Durante la successiva trance di Emmaus chiedemmo a Rector, la guida del cerchio d'oro preposta ai fenomeni fisici, il perché dei due fenomeni simili, e questa ci rispose che si era servita della trama energetica già esistente nella casa per unire le due medianità del cerchio d'oro e di Claudette, che con il ritrovamento dei suoi occhiali aveva contribuito a produrre per la prima volta un fenomeno fisico. Forse questo episodio dimostra come sia possibile l'interazione tra cenacoli anche per fenomeni fisici. Molti anni prima eravamo stati testimoni di un'altra interazione, in assenza però di fenomeni fisici, tra lo strumento del cerchio medianico K e uno strumento del centro spirituale Frattocchie. L'interazione si era manifestata come trans parallela, per la quale i due medium, un uomo e una donna, rimasero in trans, alternandosi entrambi nel ricevere la comunicazione della guida psichica del cenacolo K.